Sposo o sposa? Oh, nessuno dei due. E lei? Madrina della sposa. Sarei moralmente responsabile per lei. Non è la mia opera più riuscita. Oh, non ne ha una grande considerazione. È deprimente. Ma non si può resistere qui da sobri. Oh no, aspetti, c'è alcol in questa roba? Ci mancherebbe, tesoro. E ti invito caldamente a ubriacarti il più possibile. Purtroppo ho sentito dire che il padre della sposa attaccherà un'altra filippica. Oh no, 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 devo riaccompagnare Will a casa sua. Ah, il giovane Will. Era l'occasione per lei. L'unico che valesse qualcosa di tutto il gruppo. Un vero peccato. Mica è morto. Intendevo per lei, non per lui. No, Rupert è uno stronzo. Abbi cura di lui. E di quelli buoni. Te lo dice una che se ne intende. 4 matrimoni per adesso. Ho pensato di provare ad aggiustarne alcune. Oppure, se ne vuole prendere delle nuove, posso andare in città a pranzo o ci andiamo anche insieme. Sai una cosa, Luisa? Aver spaccato quelle fotografie non è stato un incidente. Scusi, credevo... Tu credevi di saperla lunga. Beh, non voglio quelle foto che mi fissano mentre sono inchiodato a letto aspettando che qualcuno mi venga a tirare fuori. Non avrei aggiustato quella di Alicia. Non sono così stupida. Risparmiami la psicologia da strapazzo. Vai a saccheggiare il guardaroba di tua nonna o a fare quello che fai quando non prepari il tè. Non c'è bisogno di essere odioso. Se lo meritavano. Io cerco solo di fare il mio lavoro meglio che posso. Quindi sarebbe carino se non mi rendessi la vita un inferno, come sembra che tu faccia con quella di tutti gli altri. E se ti dicessi che non ti voglio qui? Non mi hai assunta tu. Sono una dipendente di tua madre. Quindi a meno che lei non mi dica che non mi vuole più qui, io resto. Non perché ci tenga a te o perché mi diverta particolarmente in tua compagnia, ma perché mi servono i soldi. Mi servono da morire. Ora mettila nel cassetto. Dimmi qualcos'altro. Per esempio? Qualsiasi cosa. Beh, sai che quando ero piccola, mia madre mi ha comprato delle galosce con i glitter e io mi sono rifiutata di levarmele per giorni. Le ho portate a letto, ci facevo il bagno per tutta l'estate. Il mio abbigliamento preferito erano le galosce brillanti con le calzamaglie da ape. Calzamaglie da ape? Belle, a righe gialle e nere. Sì, mi piaceva tantissimo avere le gambe a righe. E che fine hanno fatto le fantastiche galosce e le calzamaglie? Sono diventate piccole. Mi si è spezzato il cuore e non le fanno più quelle calzamaglie, non per adulti almeno. Ma che strano. No, prendi in giro. Non hai mai amato qualcosa da matti? Sì. Sì, certo. E così non sei un tipo da musica classica. Non mi è piaciuto. Sì, si vedeva. Soprattutto durante l'assolo di oboe. Avevo una cosa nell'occhio. L'ho adorato. E tu? Anche io. Bene, ti porto dentro. Un momento, Clark. Stai bene? Io non... Non voglio rientrare ancora. Voglio essere un uomo che è stato a un concerto con una ragazza vestita di rosso. Ancora per qualche minuto. Credo che sarebbe ancora il mio posto preferito. Perché non hai mai viaggiato? Oh! E dov'è meglio di qui, allora? Parigi. Place Dauphine, vicino al Pont Neuf. Allora andiamoci, possiamo prendere un Eurostar anche adesso. Nah. Ma hai appena detto... Tu non capisci, Clark. Voglio stare a Parigi, essendo me. Il vecchio me. Con le ragazze francesi che mi fanno l'occhiolino. Potrebbe essere un obiettivo. Se chiudo gli occhi adesso, so esattamente che effetto fa trovarsi in quella piazzetta. Mi ricordo ogni sensazione. Non le voglio cancellare con la lotta per riuscire a stare seduto al tavolino. O con i tassisti che si rifiutano di prendermi e l'alimentatore della sedia a rotelle che non ha la spina francese. Ti dico dove andremo, però. Dove?
al matrimonio di Alicia. Sul serio? Ci vieni con me. Se lo vuoi tu. Non sorridermi così. Perché no? Perché non so che significa. Da dove hai preso i tuoi gusti esotici? Che cosa vorresti dire? Non possono venire da qui. Perché no? Perché questo è un posto dove le persone vengono quando sono stufe di vivere. Qui pensano che il massimo dell'eccitazione possa essere un nuovo cartello con scritto silenzio in biblioteca. Dovresti mordere la vita, conquistare il mondo e mostrare le tue scarpe da folletto a qualche marpione. A me piace la mia vita. A te piace tutto? Sono felice qui. Beh, non va bene. Ero entrata a Manchester. Che cosa dovevi studiare? Moda. E perché non ci sei andata? Sai cosa vedo quando ti guardo? Non dire potenziale? Potenziale. Devi allargare i tuoi orizzonti, Clark. Si vive una volta sola. Anzi, è tuo dovere sfruttare la vita al massimo. Sì, senti, ci penso io. E la chiudiamo. Taxi! Sì, infatti, tranquillo. Lei ha qualche esperienza come badante? Non l'ho mai fatto, ma di sicuro posso imparare. Allora andiamo da Will. Will, ti presento Louisa Clark. Nathan le spiegherà le procedure e l'attrezzatura di Will. Non parlare come se non ci fossi. Non ho il cervello paralizzato. Ancora. Buongiorno. E per cosa sono qui? Per tirarlo un po' su. Ho pensato che potremmo andare fuori. Mia madre dice che sei una chiacchierona. Sì. Possiamo fare un patto. Facciamo che tu sei molto taciturna quando sei con me. Buongiorno. Oh, mi detesta. Ogni volta che parlo mi guarda come se fossi stupida. Per la verità tu sei piuttosto stupida. Sì, ma lui ancora non lo sa. Interessante scelta di calzatura. Che cosa vorresti dire? Non possono venire da qui. Perché no? Perché questo è un posto dove le persone vengono quando sono stufe di vivere. Sono felice qui. Beh, non va bene. Si vive una volta sola. È tuo dovere sfruttare la vita al massimo. Will, posso chiederti una cosa? Sospetto che lo farai comunque. Scusa, sono di nuovo chiacchierona. No, resta. Dimmi qualcosa di bello. Sai che quando ero piccola la cosa che adoravo di più erano le mie calzamaglie d'ape? Calzamaglie d'ape? Belle, a righe gialle e nere. Non hai mai amato qualcosa da matti? Sì. Loving can hurt. Dimmi che mi hai rasato le sopracciglia. Soltanto una. Lo dice che eri un uomo d'azione prima. Pat? Scommetto che con un buon regime di fitness. Patrick. No, tranquilla. La verità è che credevo di venirne fuori e tornare come se nulla fosse cambiato. Mi sbagliavo. Posso portarti io in un posto? Hai un appuntamento galante con Will Traynor. Troppo tettoso? Vai col vestito rosso. Non voglio rientrare ancora. Voglio essere un uomo che è stato a un concerto con una ragazza vestita di rosso. Ancora per qualche minuto. È la quarta volta in due anni. Con l'ultima stava per morire. Ho promesso ai miei genitori 6 mesi ed è quanto gli ho dato. Ma era prima di me. Senti, io voglio che viva, ma solo se lo vuole anche lui. Non posso lasciarglielo fare. Non puoi cambiare la natura delle persone. E allora uno cosa fa? Le ama. Abbi cura di lui e di quelli buoni. Io non voglio che tu perda tutte le cose che un altro potrebbe darti. Ma io posso renderti felice. Sono completamente diversa grazie a te. Sai che ti dico, Clark? Tu sei più o meno l'unica cosa che mi fa desiderare di svegliarmi. Wait for me to come home. Quando ero bambino, questo era il mio posto preferito in tutto il mondo. Credo che sarebbe ancora il mio posto preferito. Perché non hai mai viaggiato? No. Oh. E dov'è meglio di qui, allora? Parigi. Place Dauphine, vicino al Pont Neuf. Se chiudo gli occhi adesso, so esattamente che effetto fa trovarsi in quella piazzetta. Allora andiamoci! Possiamo prendere un Eurostar anche adesso! Tu non capisci, Clark. Voglio stare a Parigi, essendo me. Il vecchio me. There she goes in front of me. Dimmi qualcosa di bello. Usa il tempo che gli resta. Fagli vedere come può essere bella la sua vita. Will è malapena uscito di casa in 2 anni. Ci abbiamo provato. Sì, ma senza successo. Will ha bisogno di potersi sentire un uomo. Posso portarti io in un posto? Hai un appuntamento galante con Will Traynor. Troppo tettoso. Vai col vestito rosso.
Leva la sciarpa. Se vuoi metterti un vestito così, Clark, devi indossarlo con sicurezza. Solo tu, Will Traynor, puoi dire a una donna come indossare un maledetto vestito. Vieni più vicino, hai un profumo fantastico. Non avresti mai messo il seno così vicino a me se non fossi sulla sedia a rotelle. Ah, beh, tu non avresti mai guardato questo seno se non fossi stato sulla sedia a rotelle. Cosa? Certo che l'avrei. Poi invece no, saresti stato troppo occupato a guardare le bionde con le cosce lunghe, quelle che sanno fiutare un conto ricco da 10 metri. E comunque io sarei stata laggiù a servire drink, una degli invisibili, dico bene? Sì, ma a mia difesa ero uno stronzo. Già. Sai che ti dico, Clark? Tu sei più o meno l'unica cosa che mi fa desiderare di svegliarmi. Allora andiamo da qualche parte. In qualsiasi parte del mondo, solo io e te. Che cosa ne dici? Di sì, Will. Coraggio. Ok. It's gotta get easier and easier somehow. Tu puoi fare qualsiasi cosa. Dove le trovate? Io non voglio che tu perda tutte le cose che un altro potrebbe darti. Sono diventata una persona completamente diversa grazie a te. Hai provato la lavorazione dei polli? Ho ancora gli incubi per le rigaglie. Poi l'estetista. Ho capito che la ceretta non è il mio forte. Non so più cosa proporti, Luisa. Ti prego, accetto qualsiasi cosa. Ah, questo è nuovo. Assistenza e compagnia per un uomo disabile. Lei ha qualche esperienza come badante? Non l'ho mai fatto, ma di sicuro posso imparare. Venga a conoscere Will. Will, ti presento Luisa Clark. Nathan le spiegherà le procedure e l'attrezzatura di Will. Non parlare come se non ci fossi. Non ho il cervello paralizzato. Ancora. Buongiorno. Oh, mi detesta. Ogni volta che parlo mi guarda come se fossi stupida. Per la verità tu sei piuttosto stupida. Sì, ma lui ancora non lo sa. Interessante scelta di calzature. Che cosa vorresti dire? Non le hai comprate qui. Perché no? Questo è un posto dove le persone vengono quando sono stufe di vivere. Io sono felice qui. Beh, non dovresti. Si vive una volta sola. Quindi è tuo dovere sfruttare la vita al massimo. No. Resta. Dimmi qualcosa di bello. Sai che quando ero piccola la cosa che adoravo di più erano le mie calzamaglie d'ape? Calzamaglie d'ape? Belle, a righe gialle e nere. Dio santo. Non hai mai amato qualcosa da matti? Sì. Loving can hurt. Dimmi che non mi hai rasato le sopracciglia. Soltanto una. Posso portarti io in un posto? Hai un appuntamento galante con Will Traynor. Troppo tettoso? Vai col vestito rosso. Non voglio ancora rientrare. Voglio essere un uomo che è stato a un concerto con una ragazza vestita di rosso, ancora per qualche minuto. Avevo promesso ai miei genitori 6 mesi ed è quanto gli ho dato. Ma era prima di me. Io voglio che viva, ma solo se lui vuole vivere. Non possiamo lasciarglielo fare. Non puoi cambiare la natura delle persone. E allora uno che fa? Le ama. Non voglio che tu ti perda tutte le cose che qualcun altro potrebbe darti. Sono diventata una persona completamente diversa grazie a te. Sai che ti dico, Clark? Tu sei più o meno l'unica cosa che mi fa desiderare di svegliarmi. Ci sono sempre un po' di polemiche sui film tratti dai libri. C'è chi crede che è meglio il libro e chi invece è fan della trasposizione cinematografica. Quest'anno, devo dire, è particolarmente ricco di film tratti dai libri. Abbiamo già visto La Grande Scommessa o La Quinta Onda, Orgoglio e Pregiudizio e Zombie e Alice attraverso lo specchio, per esempio. Se avete letto sia il libro che visto il film, fatemi sapere quale versione vi è piaciuta di più, sono curiosa. È diventato film anche il romanticissimo Io prima di te, con Emilia Clarke.
Clark, che conoscerete per il suo ruolo in Nel Trono di Spade, e poi il bel Sam Calvin. Io l'ho visto in anteprima e ho pianto un bel po', vi avverto. Prossimamente arriverà la trasposizione cinematografica di un thriller che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo. Si tratta di La ragazza del treno. Come protagonisti del film vedremo Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Luke Evans e Edgar Ramirez. Invece, per i fan delle storie d'orrore, arriverà sul grande schermo A Monster Calls, 7 minuti dopo mezzanotte, con Felicity Jones e Liam Neeson. A novembre poi torna al cinema, per la gioia dei fan di Harry Potter, ma non solo, un'altra trasposizione di un romanzo di J.K. Rowling. Si tratta ovviamente di Animali Fantastici e Dove Trovarli, con Eddie Redmayne. Poi a Natale vedremo al cinema La Casa dei Bambini Speciali di Miss Peregrine, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Rick Swanson, diretto dal grande Tim Burton, quindi anche questo grandi aspettative. Il 2017 poi inizierà con la trasposizione di uno dei più bei romanzi per i ragazzi, il GGG, ovvero Il Grande Gigante Gentile, scritto dal mitico Roald Dahl, autore di altre storie diventate film come La Fabbrica di Cioccolato o James e la Pesca Gigante. Il film è diretto da Steven Spielberg, quindi le attese sono molto molto alte. Voglio proprio sapere qual è il vostro film preferito in assoluto tratto da un libro. Ci vediamo prestissimo con nuovi video, ciao a tutti!